Andiamo adesso al telefono, parte oggi, anzi è partita già a mezzogiorno la campagna abbonamenti, facciamo il punto anche con l'avvocato Eric Grimaldi in collegamento telefonico. Buon pomeriggio avvocato. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo salutato con grande ottimismo, possiamo dirci soddisfatti di quelle che sono state le battaglie degli ultimi mesi? Il Napoli va ad approntare un certo tipo di discorso per quanto riguarda l'abbonamento, il plauso secondo me è inevitabile, al tempo stesso però ci sono secondo te avvocato anche degli altri punti da migliorare? Ci sono sì, sicuramente tanti altri punti da migliorare, però possiamo dire che dopo 2 anni di battaglie condotte nelle aule giudiziarie dove come pensai il Napoli ha perso parecchie cause relative alla differenza dei prezzi della stagione 2016-2017 dove noi chiedevamo proprio questo, la trasparenza iniziale, la comunicazione sul prezzo dei biglietti all'inizio del campionato, delle singole partite, la certezza del risparmio da parte dell'abbonato, la possibilità di avere il varco riservato non solo praticamente al prefiltraggio ma anche ai tornelli, è tutta un'altra serie. Il cambio di utilizzatore. Il cambio di utilizzatore diciamo è una cosa che già esiste in altre società. A Napoli l'hanno sempre ritenuto molto rischioso perché si può favorire il bagarinaggio in tal senso, però diciamo il tifoso medio che sottoscrive l'abbonamento sicuramente è consapevole che può subire il sequestro del tagliando. Non è così facile cedere il titolo per 5 volte se non a un parente, a un amico stretto. Certo non può avvenire all'esterno dello Stato di San Paolo. E quello che manca in questa campagna abbonamenti è per il motivo per cui ho ricevuto centinaia di telefonate già il primo giorno, è il diritto di prelazione per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento nella stagione 2017-2018, cioè per quei 5.000-6.000-7.000 abbonati storici del Calcio Napoli che nel sottoscrivere il modulo di adesione di quell'anno all'articolo 1 hanno avuto la possibilità di avere una prelazione per la successiva campagna abbonamenti. Noi sappiamo che la campagna abbonamenti l'anno scorso non è stata fatta con l'esclusione di 2 piccoli mini abbonamenti che erano destinati a 5-6 partite diciamo più semplici e 1-2 di cartello e quindi servivano più a pilotare praticamente le partite semplici che praticamente ad altro, ma la prelazione non dovrà essere data a quelli che sottoscrivevano i mini abbonamenti che potevano essere anche non dei tifosi che a storici ed abbonati che hanno sottoscritto l'abbonamento per tanti anni pagando addirittura quello scotto dei 400-500 euro in più per la tribuna Posillipo o 200-300, il 40% in più per gli altri settori nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018. Erano coloro che dovevano avere la prelazione quest'anno che si è rilanciata la campagna abbonamenti, perché adesso tante persone perderanno il loro posto chiaramente che deve essere rapportato alla riformulazione numerica che viene fatta con le nuove sedute che sono state installate ovviamente. Però sicuramente ci sono tante persone che avevano un posto insieme a un gruppo di amici e alcuni di questi hanno fatto il mini abbonamento, altri no perché hanno magari valutato che non ci stava una convenienza sempre perché non c'era la trasparenza da parte del Calcio Napoli sul costo delle singole partite e quindi chi era scottato dalle stagioni precedenti, gioco forza, ha preferito acquistare volta per volta il singolo biglietto. E questa è la verità, ma adesso che tu rilanci la campagna abbonamenti con uno stadio nuovo dove hai avuto la fortuna che ci sono stati gli investimenti regionali che hanno portato chiaramente grazie anche alle universiadi ad un ridocco del San Paolo che rimane sempre una struttura fatiscente ma che comunque ha avuto un colpo d'occhio importante per noi tifosi che aspettiamo uno stadio nuovo da tanti anni. Poi ci sta un altro problema. La questione dei minori. È la questione dei minori. Ed è quella, cioè, insomma, la cosa più importante. Già negli altri anni, quando si stavano i prezzi praticamente, quando uscirono le campagne abbonamenti, il minore, pur pagando il prezzo intero per il singolo biglietto, e questa già per me è una follia rispetto a quello che accade in tutti gli altri stati di Serie A, perché tu sai che esiste una task force ministeriale che prevede la possibilità per le società di dover agevolare gli under 14 come 60. In questo abbonamento non sono stati
favoriti né gli under 14 e né gli over 60, motivo per cui chi sottoscrive l'abbonamento dovrà pagare lo stesso prezzo intero dell'adulto. E questo praticamente anche in virtù del fatto che ci sta quella famosa legge che tu sai che ci ha portato a tante battaglie giudiziarie poi vinte con l'applicazione della stessa da parte del Napoli, ci sono delle partite in cui il Napoli dovrà garantire l'accesso omaggio agli under 14 con un adulto pagante. Accesso omaggio, ripetiamo per gli spettatori e per i tifosi che non lo sanno, è previsto solo se in possesso di un tagliando gratuito che viene rilasciato nello stesso momento in cui si acquista il biglietto per l'adulto. Il Napoli dovrà stilare un elenco del 50% delle partite della stagione, coppe comprese, in cui praticamente si potrà accedere a questa iniziativa. È ovvio che queste partite non saranno pure di cartello come Juventus, Inter, Roma piuttosto che Lazio, ma saranno chiaramente ci sarà questa possibilità di accedere a questo ingresso aperto solo con le partite di minor rilievo. Però anche in questo caso l'abbonato che vuole assicurarsi il suo posto per poter portare il figlio del 14 allo stadio con le modalità adottate dal Napoli è costretto a pagare di più rispetto a quello che sarebbe il prezzo pagato dai minori accedendo a questa iniziativa del 50% degli ingressi gratuiti. Quindi, così come avviene in tutte le altre società di Serie A, io sono contento che Napoli si sia allineato ai grandi club, perché oramai noi siamo un grande club a livello nazionale e anche europeo. Però era giusto che, ripartendo anche dalla possibilità di una convenzione fatta con il comune più favorevole, si potesse lanciare non solo una campagna abbonamenti che prevedesse non uno sconto rispetto agli altri anni, ma un ritorno a quello che doveva essere il prezzo originale dell'abbonamento, perché se noi facciamo un passo indietro, l'abbonamento aumentava proprio nella stagione 2016-2017, nella stagione precedente il costo era quello che oggi si paga per la tribuna Posillipo piuttosto che per i distinti e per la visita, per non parlare praticamente poi dei settori popolari. Ci fu un aumento dei prezzi nel 2016-2017 perché si prospettava un aumento del prezzo dei singoli biglietti, aumento che non ci fu, che poi ci fu una serie di proteste anche per il settore popolare, e di lì poi c'è stato un crollo sia degli abbonamenti sia poi una serie di polemiche che sono nate, perché alla fine della stagione tutti gli abbonati pagarono un surplus in più rispetto al prezzo dei singoli biglietti, pari al 30-40%, che ha portato a una serie di cause che poi ci hanno dato ragione. Quindi fortunatamente il nostro intervento rispetto a questa praticamente questione, dopo un paio di anni di battaglie e molte sentenze che sono uscite sfavorevoli a Napoli, ha portato la società anche ad adeguarsi a quelli che sono gli standard, diciamo, delle altre società italiane. Avere questa trasparenza all'inizio del campionato e sapere quanto costerà ogni singola partita e poter farsi due calcoli per poter sottoscrivere o meno l'abbonamento, questo penso che è un grosso passo in avanti. È un grosso passo in avanti anche la possibilità di avere un varco riservato agli abbonati. Oramai il Napoli come club punta ad avere una platea molto ampia come abbonati, e questo nasce anche dalla questione degli under 14, perché ci sta grossa preoccupazione che nella prossima stagione, con l'indicazione del 50% delle partite in cui gli under 14 possono entrare gratis, ci potrebbe essere un'affluenza di 10.000 paganti e 10.000 bambini che entrano e accedono gratis praticamente allo stadio. Sicuramente il Napoli non è una società che negli ultimi anni, anche con i prezzi più bassi, ha raggiunto delle soglie dei 10-15.000 abbonati, non ci sono più i 30-40.000 di una volta. Non credo, salvo qualche grosso colpo di mercato, che si possa arrivare a oltre 15-20.000 teste. Vorrei sbagliarmi e magari trovare uno stadio con 50.000 abbonati come negli anni, diciamo, del 10 anni fa già ci stavano queste cifre, però sì, sicuramente è un grosso passo in avanti. Io però ho dovuto diffidare la società nell'interesse di questi vecchi abbonati storici affinché estendesse l'appellazione anche a loro in questi 7 giorni in cui inizia questa campagna abbonamenti, e affinché si potesse reintrodurre il prezzo ridotto dell'abbonamento anche per gli under 14. Non ho ricevuto risposta,
Questo ovviamente comporterà di nuovi contenziosi, perché ovviamente il tifoso medio sarà costretto ad acquistare il biglietto intero e l'abbonamento a prezzo intero per l'under 14, perché l'abbonato storico non si ritroverà più il suo settore, non dico il posto ma il settore, ma si ritroverà in un altro settore perché magari sarà occupato, e quindi nasceranno sicuramente altre polemiche che porteranno ad altri contenziosi che io onestamente avrei voluto evitare laddove il Napoli avesse risposto in questi 3-4 giorni a questa tempestiva di sfida. È questa praticamente la situazione attuale. E non so cosa dirti. È tutto molto chiaro, avvocato, anzi ti dico, tienici aggiornati a questo punto nei prossimi giorni. Assolutamente, io ti ripeto, le battaglie che sto conducendo per affinché i tifosi possano accedere allo stadio praticamente a dei prezzi accessibili, perché ricordiamo che non tutti quanti possono pagare questi importi per poter vedere le partite, motivo per cui nel lontano 2007 ci fu questa legge che prevedeva la possibilità degli under 14 di accedere gratis nel 50% delle partite, soprattutto quando c'hai degli stati che hanno una capienza così ampia come lo San Paolo, piuttosto che il San Siro, piuttosto che praticamente l'Olimpico di Roma e anche lo Juventus Stadium, dove però avendo 45.000 abbonati ne restano solo 5.000, 7.000 a disposizione dei bambini per questa iniziativa. Però tutti gli stati italiani devono applicare questa legge nel 50% delle partite della stagione, e ritengo che in virtù praticamente di questa agevolazione che deve essere prevista per gli under 14 e per gli over 60, in questo caso il Napoli avrebbe dovuto, anche con un piccolo sconto, anche solo di 50 euro o di 100 euro rispetto praticamente all'abbonamento dell'adulto, effettuare una riduzione. Penso che era dovuta anche perché i tifosi sono sempre stati vicino alla società e vicino alla squadra e meritavano questo ulteriore sconto, anche perché parliamoci chiaro, i bambini di oggi sono i tifosi del domani, e se uno non può portarli allo stadio diventa un problema. Tutto chiaro, grazie avvocato. Ci vediamo, ciao, buona giornata a tutti. Ciao, un abbraccio, siamo in chiusura, quindi insomma vola il